Governatore Federica, oggi è firmata un'opera di street art in Porto Vecchio con colori attinenti e tutto un significato molto più ampio anche questa firma per quanto riguarda i lavori di quest'area. Sì, diciamo che non riguarda semplicemente il centro congressi, ma riguarda, sono dei, i primi passaggi che riguardano una riqualificazione di tutta l'area, che vuol dire di fatto portare investimenti, significa portare lavoro, significa portare sviluppo a Trieste e a tutto il Friuli Venezia Giulia. Su questo stiamo lavorando insieme al comune, insieme al sindaco di piazza che ha creduto fin dall'inizio. Anche quando nessuno ci credeva, devo dire, nel Porto Vecchio, ed oggi fortunatamente iniziamo questo percorso. Questo è un primo passo e sono convinto sarà uno dei tanti passi che verranno fatti da qui ai prossimi anni. Insomma, stiamo avvicinando alla scadenza di settembre con la partenza di ESOF, per cui si sta chiudendo tutto. Mi ha fatto piacere farli vedere oggi. Abbiamo praticamente chiuso il pavimento del salone e ogni giorno si chiude qualcosa e dobbiamo arrivare al 20 di agosto che deve essere tutto pronto. Questo è molto importante. Poi oggi ci siamo anche divertiti a mettere le firme su questa opera d'arte voluta dall'artista, per cui insomma ci divertiamo anche un po'.